Questo titolo che parla del rapporto con la matematica nei racconti degli allievi, si sente? Richiama, diciamo, in qualche modo quello che in genere si intende per atteggiamento verso la matematica. Questa espressione, atteggiamento verso la matematica, è usata molto frequentemente. È usata sicuramente frequentemente nella ricerca in didattica della matematica, cioè in educazione matematica, ma è usata molto anche nella pratica didattica, cioè l'insegnante molto spesso parla di atteggiamento verso la matematica, e anche evidentemente nel linguaggio comune. Per lo più questa espressione è accompagnata dall'aggettivo positivo negativo, direi addirittura per lo più è accompagnata dall'aggettivo negativo, cioè si parla spesso di atteggiamento negativo verso la matematica, più che genericamente di atteggiamento verso la matematica. Allora, molto velocemente, cosa si intende, come viene usata questa espressione nella ricerca in educazione matematica? Beh, in modi molto vari, ma diciamo il più frequente è estremamente semplice, perché considera l'atteggiamento verso la matematica come, diciamo così, una generica disposizione emozionale, che quindi si può ridurre alla dicotomia, diciamo così, positivo-negativo, in modo molto semplice. Ho un atteggiamento positivo se la matematica mi piace, ho un atteggiamento negativo se la matematica non mi piace. In realtà la ricerca di educazione matematica ha tentato da sempre di trovare una correlazione fra l'atteggiamento positivo in questo senso e il successo in matematica, e non ci è riuscita. E quindi una ricerca in questo senso abbastanza fallimentare, i motivi sono anche abbastanza chiari, perché capite, non è facile misurare, intendere che cos'è il rendimento, non è facile intendere cos'è esattamente il mi piace. Comunque, a parte questo, mi interessa di più come è usato nella pratica didattica. Dicevo, nella pratica didattica è usato soprattutto con l'espressione atteggiamento negativo. Allora, quando l'insegnante dice a quel ragazzo un atteggiamento negativo verso la matematica, rarissimamente fa riferimento alla semplice disposizione emozionale, cioè non intende assolutamente dire a quel ragazzo la matematica non piace, intende dire qualcosa di più articolato. Ma cosa? Cosa non è ben chiaro. E soprattutto quando l'insegnante arriva a dire quel ragazzo ha un atteggiamento negativo verso la matematica, in genere lo fa alla conclusione di un intervento didattico che percepisce come fallimentare, cioè come dire l'insegnante non ce la faccio più, questo non è riuscito, quest'altro non è riuscito, perché quel ragazzo ha un atteggiamento negativo. Quindi è come dire la conclusione di un percorso che l'insegnante percepisce come fallimentare. E non è invece la diagnosi iniziale per un intervento mirato. Cosa intendo? Uno potrebbe dire questo ha un atteggiamento negativo, quindi con lui devo lavorare in questa direzione. Invece non è così. Il problema, il perché non è così, secondo me, dipende proprio da questo ma cosa. Cosa devo intendere per atteggiamento verso la matematica? Perché se in qualche modo riesco a caratterizzare, a chiarirmi cosa devo intendere e cosa intendo io stesso quando dico che quel ragazzo ha un atteggiamento negativo, questo effettivamente mi può dare degli strumenti per dirigere un intervento di recupero mirato. Questo tipo di problemi abbiamo affrontato all'interno di un progetto nazionale FIRB che sta finendo, che ha visto coinvolti ricercatori di diverse sedi. Non ho tempo assolutamente per parlare delle varie attività in cui questo progetto si è articolato, quindi mi limito a quella che è legata al titolo. Cioè un'indagine sull'atteggiamento nei confronti della matematica che parte dal basso. Cosa intendo che parte dal basso? Che usa come strumento il tema io e la matematica, il mio rapporto con la matematica dall'elementare a oggi, e dai racconti degli allievi cerca in qualche modo di caratterizzare cosa è sensato definire per atteggiamento verso la matematica. Allora, questo tema dato in classe non dall'insegnante di matematica, perché se no si legge semplicemente la mia insegnante di matematica è bravissima, non ho mai avuto un'insegnante brava come quest'anno, eccetera, ci ha portato a raccogliere 1300 temi, ovviamente con la collaborazione assolutamente cruciale degli insegnanti, e qui vorrei dire proprio due parole sul perché, cioè qual è il motivo metodologico che sta alla base di questa scelta. Allora, il tema produce materiale, come si dice, tipo narrativo, perché sono racconti, e anche autobiografico, perché chi scrive parla di sé, della propria storia. Il materiale narrativo rimane all'idea di Brunner, di pensiero narrativo, su cui dico proprio poche cose. Brunner dice, ci sono due tipi di funzionamento cognitivo, due modi di pensare, ognuno dei quali fornisce un proprio metodo particolare di ordinamento delle esperienze e di costruzione della realtà. Questi due modi di pensare, pur essendo complementari, sono irriducibili l'uno all'altro.
Un modo di pensare è quello che, diciamo, noi vogliamo sviluppare nei nostri allievi attraverso l'insegnamento della nostra disciplina, cioè il pensiero logico-scientifico. Dice Brunner, il pensiero logico-scientifico si occupa di categorizzare la realtà, di ricercare cause di ordine generale, applicando argomentazioni dimostrative. Però questo pensiero appare inadeguato per altre cose, appare inadeguato per interpretare fatti umani, cioè mettere in relazione azioni e intenzioni, desideri, convinzioni e sentimenti, coglierne significato. L'interpretazione dei fatti umani è invece resa praticabile da un tipo differente di pensiero, che caratterizza una differente modalità di approccio al mondo, è appunto il pensiero narrativo. Ancora, dice Brunner, una delle forme di discorso più diffuse e più potenti della comunicazione umana è la narrazione, cioè assolutamente naturale nell'essere umano raccontare. La narrazione quindi si occupa delle vicissitudini delle intenzioni umane. E nel momento in cui un soggetto, una persona narra, racconta, riorganizza gli eventi in termini di sequenzialità, cioè li mette in ordine, di prospettiva, cioè ha il suo punto di vista particolare, che può essere diverso dal punto di vista di un altro, in termini di canonicità soprattutto, cioè cosa è considerato canonico, cosa questo soggetto considera canonico, ordinario, eccetera. E quindi in questo modo, cioè raccontando, l'individuo dà coerenza, significato, ordine alla propria esperienza. Allora, perché questo è importante dal punto di vista dell'obiettivo che ci interessa? Perché nel momento in cui l'allievo fa il tema e quindi narra e quindi riorganizza la sua storia con la matematica in questi termini, permette a chi legge il suo tema di conoscere la sua posizione riguardo a cos'è eccezionale e ordinario, naturalmente non nel senso del mondo in generale, ma nel senso dell'esperienza matematica. In particolare, cos'è considerato, cosa lui considera ordinario dal punto di vista della matematica, cioè ci permette di conoscere, di ricostruire la sua visione della matematica. Allora, l'analisi dei temi, di fatto, è un'analisi di testi, anche questo è un po' particolare, perché, diciamo, lavoriamo nel campo dell'educazione matematica, ci interessa il rapporto con la matematica, ma ci troviamo ad analizzare dei testi. E, ovviamente questo pone tutta una serie di problemi di analisi che non considero assolutamente, però per darvi giusto l'idea della complessità di questo lavoro, vi leggo solo alcuni brani di uno dei primi temi che abbiamo raccolto, che è un tema particolare, tutto il tema di un ragazzino di prima media segnalato come ragazzino con difficoltà in matematica, e come in tutti i temi che leggerò, in tutti gli stracci che leggerò, non ci sono state correzioni da parte nostra, quindi lo leggete esattamente così come è stato scritto, quindi Giacomo in prima media. Ripeto, sono solo dei pezzi, il tema di Giacomo è più lungo. Mi ricordo vagamente della mia maestra di aritmetica di prima. In seconda ricordo una signora anziana che andò subito in pensione. Era nervosa, con un tic continuo alle spalle, spesso urlava, a volte ci prendeva per un orecchio. Ho presente invece molto bene la mia maestra dalla terza alla quinta. Si chiama Elena, alta, magra, ma aveva una natura pessimista, da pessimismo leopardiano. Ad esempio, verso Pasqua ci faceva fare dei problemi sulle uova, con delle situazioni dove tanti pulcini morivano prima di nascere. Domandava, quanti nasceranno vivi? A me passava la voglia di saperlo. Ora sono in prima media, la professoressa di matematica è brava, simpatica, specialmente quando ci fa scienze. Ma la vorrei più incoraggiante nei miei confronti. Penso che il mio rapporto con la matematica sia stato sempre buio e tenebroso. Non ho mai avuto la padronanza nella materia e fin dai primi tempi delle elementari mi sentivo incerto. Anche se una cosa la sapevo, mi sorgevano un sacco di dubbi. Ecco, io non so il perché della matematica, perché quello schema, quel procedimento e non un altro. Perché, come dice mio babbo, nell'aritmetica non si inventa. Io a volte invento e sbaglio. Vorrei proprio sapere i motivi, le cause, perché così mi sembrano tutte regole astratte, appiccicate qua e là. Ecco, questo, naturalmente non tutti i temi sono come quello di Giacomo, ma questo vi fa capire la complessità che si può incontrare quando si va ad analizzare, soprattutto perché oltre ad avere un problema di qualità abbiamo un problema di quantità, 1300 temi. Però appunto non entro nel merito dell'analisi. Invece qui mi limiterò ad alcune osservazioni sulla visione della matematica, o meglio sulle diverse e complesse visioni della matematica che emergono da questa indagine, su un punto molto dibattuto e molto critico, secondo me, quello dell'utilità della matematica, come la intendiamo e come la intendono i ragazzi, alcuni aspetti evolutivi in realtà non ce la farò, sul ruolo dell'insegnante, e quindi concluderò con alcune riflessioni e problemi aperti.
Allora, sono visto nella matematica. Allora, dicevamo che un modo di intendere l'atteggiamento molto diffuso è quello estremamente semplice, direi semplicista, secondo cui l'atteggiamento positivo vuol dire semplicemente mi piace, negativo non mi piace. Allora, in realtà il rapporto con la matematica che emerge dalla lettura di tutti i temi è qualcosa di estremamente più articolato. Sicuramente c'è questo aspetto piace o non piace. Quando dico sicuramente c'è, intendo, è una riflessione che emerge non solo dal fatto di aver letto a mano tutti questi temi, ma anche abbiamo utilizzato un software, il software T-Lab, per l'analisi dei testi, che quindi ci ha permesso di contare proprio le occorrenze di certe parole, di certe forme. Sicuramente piace o non piace è il più presente. Però c'è anche la dimensione importantissima del riesce o non riesce. E anche una caratterizzazione della matematica. La matematica è la cosa più importante, secondo me, è che queste tre dimensioni non sono assolutamente indipendenti nei temi, ma sono fortemente collegate. Per esempio, piace o non piace perché riesce o non riesce. Piace o non piace perché la matematica è astratta e difficile. E ancora riesce e non riesce perché la matematica è eccetera eccetera. Per esempio, piace o non piace perché, quindi la visione della matematica che emerge da come i ragazzi raccontano il perché la matematica piace o non piace. Imparare le cose a memoria, a parte qualche formula, non mi è mai piaciuta. Questa materia, insieme alla fisica, mi offrono motivo di ragionamento e di discussione. Essa mi piace perché è una materia dove bisogna ragionare. Se non lo fai diventa difficile e molto faticosa, per non dire impossibile. Questa è una materia dove bisogna prima capire il problema, cosa chiede e dove vuole arrivare. Sin dall'elementare non mi era mai piaciuta, fare calcoli era una noia mortale, ma almeno andavo bene in matematica. Invece adesso che sono alle medie il mio voto si è abbassato notevolmente. Forse perché alle elementari si eseguivano molti problemi, alle medie più espressioni, poi sono cambiate anche le insegnanti. Alle medie una brava professoressa che dà una buona dose di lezione, dà delle regole da imparare a memoria. Io non ho una memoria di ferro e queste regole sono fondamentali per risolvere gli esercizi. Allora, viene da chiedersi, la matematica che piace a Danilo e che non piace a Marco, è davvero la stessa matematica? Cioè, sembrano due materie completamente diverse, caratterizzate in modo diverso. Da una parte abbiamo formule da ricordare, dall'altra abbiamo ragionamenti. È la distinzione che Schempp, ancora nel 76, proponeva fra matematica strumentale e matematica relazionale. Da una parte formule, dall'altra ragionamenti. Ricordare, quindi, invece pensare. Esercizi e invece problemi. In questa prodotti processi, questa distinzione, secondo Schempp è chiaramente schierato per la matematica relazionale, anzi come matematico è l'unica che considera matematica, però si rende conto che in realtà a volte la matematica dei ragazzi, a volte anche degli insegnanti, viene percepita in modo diverso. Secondo Schempp ci sono dei vantaggi essenzialmente a breve termine della matematica strumentale. È più facile, i risultati sono più immediati e più evidenti, richiede meno conoscenze. Dall'altra parte ci sono dei vantaggi forti della matematica relazionale, si adatta meglio a nuovi compiti, è più facile da ricordare, è più efficace. Andando ora alla freccia da piace o non piace perché riesce o non riesce, questa è fortissima, è veramente un legame molto forte. Tant'è vero che in alcuni temi, ora vedremo degli esempi, mi piace e non mi piace, proprio nella scrittura, sfuma e mi riesce e non mi riesce, cioè vengono usati quasi come sinonimi. Sin dall'elementare mi ricordo quando la maestra ci faceva fare le numerazioni per 2, 3, 6, 9, fino a 800, 900, le odiavo. Poi ho cambiato scuola e ho iniziato a odiarla ancora di più per le espressioni, per non parlare delle medie. Ho cambiato 4 insegnanti in 3 anni di scuola e quindi se prima non ci capivo niente, adesso ci capisco proprio zero. Vedete che usa odiare e non capire quasi come sinonimo, cioè collega le due cose come se fossero la stessa cosa. O ancora, per me la matematica a volte è un po' difficile, altre di meno, perché le divisioni a 3 cifre sono un po' noiose, quasi sempre mi ci perdo dentro e non capisco più cosa bisogna fare, quindi non capisco, non mi riesce. Invece, per le prove di verifica sui problemi, sulle prove di logica, mi piacciono di più anche le espressioni, che abbiamo viceversa. Non capisco e mi piace, cioè non mi piace usato come sinonimi nell'ordine inverso. Qui semplicemente il simbolo, quando vedete quei simboli, uno S significa prima classe della scuola superiore, quell'altro è quinta elementare. Allora, questo riferimento a riuscire, porta a pensare che ci sia una certa omogeneità. La maggior parte dei temi effettivamente dice mi piace perché mi riesce. Se poi però andiamo a indagare cosa intendono gli studenti per riuscire, vediamo che c'è un'enorme differenza. Perché per alcuni riuscire significa avere buoni voti, per altri riuscire significa capire.
Laddove lo studente, l'allievo, identifica e riuscire con i buoni voti, c'è una delega all'insegnante del successo, perché è l'insegnante che sancisce il successo con il voto che dà. Mentre se l'allievo identifica e riuscire col capire, è l'allievo che riconosce il proprio successo. Quindi è una differenza importante. Questo non lo leggo tutto, ma questo dice: facevo a gara con i miei compagni, ero sempre il più bravo e più veloce, era l'unica materia che mi riusciva senza il minimo sforzo. E poi, in fondo, il rapporto tra me e la matematica procedeva a gonfie vele, sempre voti ottimi, sempre con poco sforzo. Vedete, tutto è centrato sul riconoscimento ufficiale della scuola, eccetera, il fatto che io riesco, buoni voti, eccetera. Non si parla di matematica, non si parla di comprensione, eccetera. Invece, così da quel momento si alternarono i miei periodi in cui la matematica mi piaceva perché mi riusciva e poi non mi piaceva perché non la capivo più. Andando avanti negli anni la matematica peggiorava, non riuscivo quasi più a capirla e la odiavo, così come odiavo chi la capiva. Naturalmente le cose in genere sono più sfumate, per esempio la matematica è stata la mia materia preferita perché da quando ero all'elementare andavo bene, perché i calcoli erano facili, i problemi mi riuscivano bene, perché avevo una maestra che ci stava attaccata a te. Però quando arrivai alle medie feci un brutto calo sulla materia, perché il professore aveva poca pazienza sulle cose, allora cercavo di capire le cose alla meglio. Così invece di avere un buon rendimento, avevo un basso rendimento e così mi divento antipatica. Qui vedete è molto più sfumata questa distinzione fra il successo identificato con i voti e con il capire. Dicevo, alcune volte il riuscire identificato col capire. Ma anche qui non è che l'idea di capire che emerge dai temi sia la stessa per tutti i temi. Anche qui c'è una certa articolazione. Così come abbiamo visto la distinzione fra matematica strumentale e matematica relazionale, corrisponde una distinzione fra un capire inteso in senso strumentale e un capire inteso in senso relazionale. Per esempio, ora sono in seconda e con la professoressa ho frequentato il corso di recupero, ho partecipato alle lezioni e un po' ho capito, però dopo mi dimentico il meccanismo. O invece, fino alle medie la matematica mi è sempre riuscita, perché ho sempre capito i ragionamenti, perché anche alle medie si faceva più teoria e i tempi per capire un argomento erano più lunghi di quanto non siano stati quelli di quest'anno scolastico. Seguendo di più il libro di teoria, io mi trovavo meglio a studiare anche per i compiti. Quindi c'è questa contrapposizione fra un capire inteso come ricordarsi le regole e saperle applicare e un capire inteso come essere consapevole dei collegamenti e dei perché. Quindi non solo c'è questa distinzione fra buoni voti e capire, ma capire strumentale e capire relazionale. Quello che è interessante è che evidentemente anche la percezione di fallimento varia nei tre casi. Quindi se riuscire identificato con i buoni voti, dicevamo è l'insegnante che sancisce il successo, allora per l'allievo diventano particolarmente importanti le cose che secondo lui l'insegnante valuta importante, perché il suo successo passa attraverso l'insegnante, quindi è importante capire cosa vuole l'insegnante. Allora, per esempio, il fatto che l'insegnante in genere premi la velocità, perché nonostante noi diciamo spesso in matematica bisogna riflettere, poi magari quando uno consegna presto il compito gli diciamo ah bravo, hai già finito, no? Quindi in genere la velocità viene premiata, magari con messaggi impliciti dall'insegnante, e soprattutto dare risposte corrette. Allora, se l'allievo percepisce che queste sono cose importanti per l'insegnante, lo percepisce dall'esperienza scolastica, il tempo e l'errore, o meglio la lentezza e l'errore, diventano dei nemici, perché sono ostacoli appunto alla velocità a dare risposte corrette. E in effetti il tempo e l'errore nei temi emergono come nemici. La mia maestra era una di quelle all'antica che voleva tutto e subito. Quando finalmente riesco a prendere confidenza con un argomento, come se lo facessero apposta, andiamo avanti col programma e rimango fregato. L'errore. Il mio problema non è non saperli svolgere, è la paura di sbagliare. Infatti tuttora, anche nelle interrogazioni, ho sempre paura di fare errori, di rispondere male anche se le cose le so. Quando vengo interrogata, viene annunciato un compito in classe, entro in uno stato d'ansia, le mani iniziano a tremare e vengo avvolta dalla paura di sbagliare. Durante le verifiche ho così paura di sbagliare che metto in porta fortuna sul banco. Della matematica a volte non capisco niente, ma con un compagno di banco come Giacomo alla fine mi torna quasi sempre tutto. Quando invece riuscire identificato col capire, la percezione di fallimento l'allievo ce l'ha quando sente di non capire. E qui c'è un tema tremendo, perché è un tema di terza elementare, poi lo riprenderemo dopo, tremendo per come è scritto bene, per come è espressivo e per il contenuto.
Per me la matematica è solo una perdita di tempo, perché una volta imparati i numeri si può anche smettere, invece no, si continua. E le lezioni incominciano a torturarti piano piano, ed è una sensazione bruttissima quando scrivo e non capisco. Mi sembra di scendere all'inferno. Il sudore scende dalla testa ai piedi, divento tutto rosso e mi sembra di esplodere. È incredibile in un bambino di terza questa capacità espressiva, anche questa consapevolezza, no? Questa è una sensazione bruttissima quando scrivo e non capisco, quindi questa percezione di fallimento che non passa attraverso il giudizio dell'insegnante, una percezione di fallimento che deriva dal fatto che sento di non capire. Quando per capire il relazionale è ancora diverso, la matematica per me è sempre stata un incubo, perché non sono mai stato in grado di capire perché dovevo sommare delle lettere o dei numeri, e io se nelle cose non capisco il principio, non capisco niente. L'unica cosa che non mi piace della matematica è che ci sono operazioni o numeri che non riesco a capire, tipo 0,3 periodico, è un numero infinito, allora come si fa a dividerlo e magari avere un risultato finito o ottenerlo da numeri finiti? Questo mi fa incavolare, perché io le cose le voglio capire, arrivarci con la mia testa, ma a volte, esempio qui, non ci riesco. Il fatto è che spesso non capisco, e mi sembra di essere l'unico, perché tutti annuiscono, e quindi quasi mi vergogno e non chiedo niente. Allora rinuncio a capirci qualcosa, ma questo mi dà noia, non mi fa stare tranquillo. Come si vede dai temi, anche se piace o non piace, riconduce, riesce o non riesce, di fatto, ancora una volta, riconduce anche una visione della matematica. Allora, abbiamo detto che l'allievo può avere una visione strumentale, una visione relazionale della matematica, ma parallelamente anche l'insegnante può avere una visione strumentale, una visione relazionale, e quindi si creano, diciamo, quattro combinazioni. Nel mondo nuovo, allievo con una visione relazionale, insegnante con una visione relazionale, tutto va bene. Nel mondo vecchio, allievo con una visione strumentale, insegnante con una visione strumentale, se non altro non ci sono conflitti. È la situazione che Gardner definisce come il compromesso delle risposte corrette. Rinuncio alla comprensione, mi accontento di qualcosa di meno, delle risposte corrette. Dice Gardner, insegnanti e studenti non sono disposti a assumersi i rischi di comprendere, si accontentano dei più sicuri compromessi delle risposte corrette. In virtù di tali compromessi, insegnanti e studenti considerano che l'educazione abbia avuto successo quando gli studenti sono in grado di fornire le risposte accettate come corrette. Cioè facciamo finta che dietro una risposta corretta ci sia comprensione. I casi invece più problematici sono quelli in cui la visione dell'allievo e quella dell'insegnante sono diverse. Per esempio, la più frequente sicuramente è l'allievo con una visione strumentale e l'insegnante relazionale. L'insegnante chiede hai capito, intendendo una certa cosa, l'allievo risponde sì, ho capito, intendendo un'altra cosa. No? Quando l'insegnante chiede hai capito, intende dire hai capito perché si fa così, e il ragazzo dice sì, certo, si fa così. No? Quindi c'è proprio un'incomprensione, cioè la parola viene dato un significato diverso. Però c'è anche il caso, meno frequente, ma da un certo punto di vista più interessante, di un allievo con una visione relazionale, di un insegnante con una visione strumentale. In questo caso, evidentemente, il successo riconosciuto dall'insegnante non è necessariamente successo per l'allievo, perché se l'allievo sente di non capire, magari gli vengono dati dei buoni voti, perché dal punto di vista strumentale riesce a fare delle cose, però sente di non capire e quindi non condivide questo successo. Qui c'è un altro pezzo di tema molto forte di una ragazza di una seconda superiore, istituto per il turismo. Dice, ora me la cavicchio, quindi va abbastanza bene, ma non perché riesco a ragionare sulle formule, ma perché le applico e basta. Sono sicura che se dovessi fare un compito con dei perché sulle formule non sarei in grado nemmeno di scrivere una parola. Andando avanti per la mia strada, le equazioni di primo grado, quelle di secondo grado e i radicali, nel campo del turismo non servono. Ma queste cose le facciamo per imparare a ragionare, giusto? Ma se io le faccio perché so le regole ma non le capisco, a cosa mi servono? Ci sono persone che passano la loro vita a studiare la matematica, ma io mi chiedo come facciano. Se potessi, la matematica sarebbe una materia che smetterei di studiare, visto che la odio. Penso che questo sentimento dipenda dal fatto che il mio studio è stato sempre di tipo mnemonico, meccanico, senza la preoccupazione di capire veramente l'esercizio che dovevo svolgere. Colpa mia o dell'insegnante? Questo tema molto forte, molto provocatorio, porta, diciamo, alla domanda, serve per ragionare, ma questa matematica serve davvero per ragionare o no? E quindi ci rimanda all'aspetto dell'utilità della matematica. Sull'utilità della matematica, cioè si lega spesso il discorso dell'utilità al collegamento con la realtà, no? Della matematica, se ne parla molto. E ci sono delle voci, dei miti, Fulvia Furinghetti li chiamerebbe fantasmi della strada,
la matematica è utile, la matematica è la base di tutto, no, si sente dire. Il ragazzo che è a scuola, il bambino che è a scuola, non solo è a scuola, ma è un bambino che vive in un contesto familiare, sociale, e queste voci le sente, le vive. D'altra parte, e apparentemente sembra un conflitto, quante volte si sente dire dall'avvocato, dal medico, io in matematica non ci ho capito niente, eppure guardi, sottinteso, c'è una macchina che è il doppio della sua, guadagno 10 volte quello che guadagna lei, no, quindi insomma, non vedo dov'è il problema. In altre parole, il successo in matematica non ha niente a che fare con il vero successo. Allora, questo che è apparentemente un conflitto, secondo me si spiega se si pensa che le voci, la matematica è utile, la matematica è alla base di tutto, riguardano la disciplina matematica, no? La riflessione e il successo in matematica non conta, riguarda l'esperienza scolastica con la matematica, cioè la matematica come disciplina scolastica. Uno scivolamento fra questi due aspetti, cioè la matematica come scienza, la matematica come disciplina scolastica, secondo me rischia di creare molta confusione. E c'è questo scivolamento, nei temi si vede molto bene. Scivolamento dalla matematica è utile alla base di tutto, no? Quindi una cosa indiscussa, un mito indiscusso, eccetera, che diventa in modo automatico, senza che ci si rifletta, a volte non solo da parte dei ragazzi, ma anche da parte di altri, di insegnanti e non solo, la matematica che si impara a scuola è utile alla base di tutto. A questo punto questo diciamo, implica la pretesa della immediata spendibilità della matematica che si impara a tutto. Che si impara a scuola, quindi secondo me è uno scivolamento pericoloso. Implicazioni di questo scivolamento, di questa pretesa dell'immediata spendibilità della matematica? Beh, tutto va bene fino all'elementare, diciamo al primo ciclo, perché i temi enfatizzano questo aspetto. I bambini sentono la potenza di questo nuovo strumento in prima e seconda elementare, saper contare, effettivamente è immediatamente spendibile, sono soddisfatti, ma arriviamo in seconda elementare così. E comunque alcuni temi, soprattutto all'elementare, sembrano ripetere questa voce, la matematica è utile, eccetera, in modo piuttosto critico, tipo, secondo me la matematica serve a fare i calcoli più velocemente, a vedere quanti chilometri percorrere per arrivare in una città, quanti metri quadrati a un campo, i centimetri di un quadrato, a costruire un quadrato, un cerchio oppure un triangolo, per fare un disegno, un quadro o una casa, per sapere quanto pagare, quanto affettato prendere, per sapere i grammi e i chili di fragole che ha raccolto la mamma nel campo, oppure per comprare un litro d'acqua. La matematica serve a tutto. O ancora, la matematica fa da base a tutte le altre materie, se non esistevano non si potevano fare le case, le strade, eccetera. Però per fortuna esiste, e allora io, sapendo che se non esisteva non avrei potuto avere una casa e quindi morire di freddo, per questo io tengo la matematica. Quindi c'è un'accettazione un po', diciamo, acritica di questa spendibilità. Poi, ovviamente, quando si arriva alle superiori, ma ancora prima, i ragazzi mettono in discussione questa utilità al di là del fare di conto. E qui è il tema di prima, non lo rileggo. Quello che diceva, per me la matematica è solo una perdita di tempo, perché una volta imparati i numeri si può anche smettere, no? Mi bastano quelli per andare avanti. Ma anche il mio dubbio riguardo l'utilità della matematica è cresciuto sempre più andando alle medie, per non parlare poi delle superiori dove la matematica affronta argomenti completamente astratti. Così ti domandi, a cosa mi servirà mai nel futuro saper risolvere una derivata? E viceversa, perché ci sono anche quelli, diciamo, tra virgolette positivi, la matematica mi piace, non tanto per se stessa, bensì perché sono sempre, vedete, sono sempre riuscito a trovare un utile collegamento fra essa e la realtà all'esterno della scuola. Questo collegamento con la realtà si potrebbe ottenere anche in un altro modo. Se la matematica effettivamente fa ragionare, questa è una voce della scuola, beh, allora questo è un fortissimo collegamento con la realtà, perché mi aiuta ad affrontare la realtà, mi dà degli schemi che mi facilitano l'interpretazione della realtà. Beh, abbiamo visto quello di prima su far ragionare, ma anche ci sono dei concetti che mi rimangono astratti e che non riesco a capire. Ci sono professori ai quali ho chiesto cosa serve la matematica, loro mi hanno risposto, è una materia che fa ragionare, ma secondo me è una materia che fa andare fuori di testa tanta gente. O invece, la matematica mi piace perché la vedo la materia più logica, le materie letterarie come italiano tendono a espandere il discorso e andare a complicare la vita, mentre le materie scientifiche sono l'esatto contrario. Dove è possibile si deve semplificare, prima si fa meglio è. La matematica è una disciplina che serve moltissimo a sviluppare la capacità mentale. Collegamento con la realtà, quindi rimando al valore strumentale, formativo,
E a livello della realtà sociale rimanerebbe anche un valore culturale che assolutamente nei temi non c'è, non c'è nessunissimo riferimento al valore culturale. Invece c'è un altro valore che è quello riconosciuto o dalla famiglia o dalla scuola, a seconda della famiglia e della scuola. Matematica è una materia importante, non si mette in discussione. Quando si va a parlare con i professori bisogna prima parlare con quelli di matematica. E qui viene fuori, la matematica è una cosa che bisogna imparare per diventare più bravi. Vedete, è un loop. Per quando siamo più grandi, che ci viene posta una domanda di matematica e noi facciamo la figura degli asinaci. In ogni caso, secondo me, un aspetto importante da tenere presente è che nei temi emerge spesso un bilancio fra il valore della matematica e la fatica che il suo studio richiede. Cioè, se ci vuole tanta fatica, beh, il valore deve essere alto, no? La matematica è utile, ma bisogna dedicarle tutta la propria infanzia. E questo mi pesa molto. Quello lo volevo attaccare davanti al Dipartimento. Allora, sorvolo sugli aspetti evolutivi e velocemente invece qualcosa sul ruolo dell'insegnante. Il ruolo dell'insegnante emerge fortissimo in tutti i temi, soprattutto nei punti di svolta. Cosa intendo? I temi raccontano delle storie e laddove c'è un cambiamento, mi piaceva, poi non mi è più piaciuta, non mi piaceva, poi mi è piaciuta, il protagonista di questi punti di svolta è quasi sempre, nella gran parte dei casi, l'insegnante. La maestra era anziana, in suo modo era un po' rigido e sbrigativo, visto che quando un bambino rimaneva indietro diceva: chi va avanti bene, chi rimane indietro pazienza. La mia reazione è stata di difficoltà nei confronti della matematica. A mio giudizio un professore per essere considerato bravo deve essere esperto nella materia, ma soprattutto deve essere estroverso, conquistare gli alunni e lasciarsi conquistare. Analizzando però meglio questa materia scopro che è sempre di più aggrovigliata e mi assicuro che farla e soprattutto spiegarla con un po' di simpatia e amore non farebbe male, anzi la mattina ti verrebbe voglia di andare a scuola. Ma se da una parte l'alunno deve studiare molto, dall'altra l'insegnante deve aiutare a fare ciò, essendo più comprensiva nei suoi confronti e cercare di spiegare molto bene. Ma spesso questo non avviene, o perché l'insegnante ha sangue freddo e non è comprensiva negli alunni o non spiega bene. Mi sono sempre divertita a fare matematica, anche forse perché ho avuto una maestra eccezionale, perché spiegava benissimo, e poi perché ci faceva entrare proprio nei conti, nei problemi. Per fare tutto ciò aveva dei metodi stupendi. Secondo me è lei che mi ha fatto veramente appassionare, io la stimo molto, anzi moltissimo. Ora so quasi tutte le cose della matematica per merito della maestra. Questo lo lasciamo. Secondo me la matematica non sarebbe la stessa se la maestra fosse un'altra. E siamo alle conclusioni, problemi aperti. Cosa emerge? Beh, emerge dalla complessità, dalla varietà, dall'articolazione dei temi che questa distinzione di atteggiamento positivo o negativo, mi piace o non mi piace, è veramente estremamente riduttiva, non aiuta, non ci dà nessunissima informazione e nessun senso. Emerge, come dicevo prima, che il rapporto con la matematica è... diciamo, si gioca intorno a tre dimensioni che sono collegate, ma sono comunque tre dimensioni diverse. Il fatto che la matematica piace o non piace, riesce o non riesce, la caratterizzazione della matematica. Per usare, diciamo, dei termini un pochino più tecnici, forse, possiamo dire che piace o non piace corrisponde a un aspetto emozionale, disposizione emozionale, riesce o non riesce a quello che si chiama senso di autoefficacia, la convinzione di potercela fare oppure no, e poi la visione della matematica. Quindi se, diciamo, nell'analisi dei temi questo rapporto si caratterizza così, potremmo definire l'atteggiamento verso la matematica come qualcosa che si gioca su queste tre dimensioni che, ripeto, sono collegate ma anche indipendenti. Quindi esposizione emozionale, visione della matematica e senso di autoefficacia. Se accettiamo questa idea di atteggiamento, allora si pone il problema di cosa intendere per atteggiamento positivo o negativo, soprattutto di cosa intendere per atteggiamento negativo. Non posso più ridurlo alla dicotomia sì, no, mi piace, non mi piace. E viene piuttosto da pensare a diversi profili di atteggiamento negativo, cioè diversi motivi a seconda delle dimensioni implicate per cui un atteggiamento può essere negativo. Quindi non solo piace o non piace, ma visione relazionale o strumentale, per esempio, riesce o non riesce, eccetera. Qui abbiamo semplificato moltissimo perché abbiamo ridotto piace o non piace, relazionale e strumentale, riesce o non riesce, quindi abbiamo semplificato bestialmente. Eppure, pur semplificando, vengono fuori almeno 8 profili di atteggiamento diverso. Cosa intendo diverso? Che richiedono da parte dell'insegnante un intervento diverso, a seconda della dimensione implicata.
L'unico positivo, lo potremmo pensare, è quello in cui la matematica piace ed è una matematica relazionale che riesce. Dal punto di vista dell'orientamento, però, secondo me, l'unico negativo, cioè l'unico che mi fa dire no, guarda, non è il caso che tu faccia una strada in cui c'è matematica, è quello in cui non solo la matematica non piace, ma la matematica non piace in quanto il ragazzo ha una visione relazionale e riesce. Perché altrimenti non lo vedo come un atteggiamento che mi porta a dirgli no, guarda, la matematica non è la tua strada, ma come un atteggiamento che porta a me, insegnante, a dire c'è qualcosa su cui io devo ancora lavorare. Per esempio, questo che è un tema in cui il ragazzo dice la matematica non mi piace, è una visione strumentale, a me la matematica non piace, troppi calcoli, troppe regole, poi si dice che la matematica non è un'opinione, ma chi l'ha confermato che 2 più 2 fa 4? Questo per me è un mistero, chi l'ha detto che è così? Un'altra cosa che non mi piace della matematica è che per fare un problema devi ricordarti tutte le regole dalla prima all'ultima, e se ne sbagli solo una è un problema. Questo ragazzo dovrebbe fare matematica, no? Eppure, se noi accettiamo una visione troppo semplice dell'atteggiamento, questo avrebbe un atteggiamento negativo, secondo me è estremamente positivo, cioè è un atteggiamento su cui si può lavorare parecchio come insegnanti. E concludo, proprio dai temi emerge che in tempi lunghi, e questo secondo me è molto importante, cioè l'importanza di darsi del tempo anche come insegnanti. L'insegnante ha un ruolo assolutamente cruciale nella visione della matematica che costruiscono gli allievi. Disciplina di formule da ricordare o di regolarità da scoprire, ma anche nell'idea di successo che costruiscono gli allievi. Prodotti corretti oppure processi di pensiero motivati e argomentati. E anche e soprattutto nella gestione dell'errore e del tempo. L'insegnante ha un ruolo cruciale in tutto questo, viene chiarissimo. In particolare il ruolo dell'insegnante nella costruzione del rapporto con la matematica, in quelli che abbiamo chiamato i punti di svolta, ci dice che, e ce lo dicono i temi, non è mai troppo tardi per modificare l'atteggiamento di un allievo. E concludo solo con un'osservazione sugli aspetti problematici. Quello che io avverto come problematico, anche nella mia esperienza di insegnante, è il problema di gestire la dialettica, che a volte è un conflitto, fra quello che vogliamo fare, promuovere un capire di tipo relazionale, che però non è banale, e d'altra parte l'esigenza di promuovere il senso di autoefficacia degli allievi. Cioè loro hanno bisogno di sentire di riuscire. Non è facile conciliare queste due cose, perché il senso di autoefficacia appunto passa attraverso la percezione e capire. Ecco, questo ritengo che sia un punto problematico dal punto di vista didattico. Grazie.